È importante sottolineare che le raccomandazioni del Codice europeo contro il cancro sono delle raccomandazioni per la prevenzione dei tumori. Queste raccomandazioni alimentari sono utili anche per chi ha un tumore, ma non è che siano delle soluzioni alternative alle terapie per il tumore. Bisogna fare le terapie che la scienza medica ha messo in atto per curare i tumori, ma è molto importante aiutarsi anche con l'alimentazione. Oh? Il codice europeo contro il cancro, il codice europeo per la prevenzione del cancro, sono delle raccomandazioni della comunità europea per gli abitanti dell'Europa, per i cittadini, per i singoli cittadini. Occorrerebbero anche delle raccomandazioni per le istituzioni, ma intanto hanno fatto delle raccomandazioni per i cittadini. Hanno dato l'incarico ad una serie di commissioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che hanno rivisto gli studi scientifici e hanno deciso quello che si può e che è sensato raccomandare sulla base, con una considerazione molto prudente, di tutti gli studi scientifici fatti su questi fattori. E allora vediamolo questo codice. La prima raccomandazione è di non fumare, di non usare alcun tipo di tabacco e di non consentire che si fumi in casa, perché anche il fumo passivo è associato al cancro, in particolare è associato al cancro dei bambini, è associato alle leucemie. Se fumano i genitori, i bambini aumentano il loro rischio di ammalarsi di leucemia. C'è una raccomandazione su mantenersi snelli e quindi anche di tornare snelli se non si è più snelli. E oggi sappiamo quali sono i fattori che fanno ingrassare. È l'eccesso di proteine della dieta, mangiamo troppe proteine, lo sappiamo sulla base di grandissimi studi su centinaia di migliaia di persone, dove si vede che le persone normopeso che mangiano più proteine è più facile che ingrassino. Con buona pace delle diete farlocche che ti fanno dimagrire intossicandoti con le proteine. C'è la raccomandazione di fare tutti i giorni un po' di esercizio fisico e lì è molto chiaro che chi fa esercizio fisico si ammala meno di cancro. C'è una raccomandazione di basare l'alimentazione quotidiana sui cereali integrali, non industrialmente raffinati, quindi non sulle farine 00, la farina 0, i dolciumi di pasticceria, ma sui cereali integrali, sul pane integrale, sui cereali in chicco, non il riso bianco, i cereali integrali, i legumi, le verdure e la frutta. C'è la raccomandazione di limitare le carni rosse e di evitare le carni conservate, che da noi vuol dire soprattutto evitare i salumi, perché sono legati ai tumori dell'intestino, ai tumori dell'esofago, dello stomaco e dell'intestino, con un meccanismo complesso, ma che deriva soprattutto dalla ricchezza di ferro di queste carni, che il ferro è molto ossidante, il ferro delle carni, e favorisce la formazione di sostanze cancerogene nell'intestino. La cosa vergognosa del nostro Ministero della Salute è che nella traduzione italiana che è comparsa sul sito del Ministero della Salute, questa raccomandazione di evitare le carni conservate non c'è. Può essere stata una svista o può essere stata una scelta. Io temo che sia stata una scelta per non danneggiare l'industria nazionale, ma noi con l'industria nazionale dobbiamo lavorare perché facciano dei prodotti migliori. C'è scritto: limitate i cibi ad alta densità calorica, che sono i cibi ricchi di zucchero e di grassi, sono praticamente tutti i cibi che vengono pubblicizzati in televisione. E c'è scritto evitate le bevande zuccherate. Poi c'è un'altra questione con il Ministro della Salute che recentemente ha proprio contestato la raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che lo zucchero non sia più del 5% delle calorie totali che mangiamo, dicendo che questa è una base scientifica. Ma che ne sa lei della base scientifica? Che studi ha fatto per dirlo? Ci sono fior di studi. È vero che ci sono soltanto gli studi degli ultimi 10 anni che documentano proprio che lo zucchero è un fattore importantissimo e un determinante importante soprattutto dell'obesità. E anche qua c'è il rischio di danneggiare l'industria nazionale, ma no, noi dobbiamo istruire l'industria nazionale a mettere meno zucchero, a pubblicizzare meno zucchero, perché lo zucchero è una sostanza nociva che si può abolire totalmente dalla nostra dieta, anziché è meglio abolire totalmente dalla nostra dieta.
C'è anche una raccomandazione sul sale, di limitare i cibi ricchi di sale, ma questo vale in particolare per chi ha un'alimentazione ricca di carne, perché la carne dà già molto sodio. Se uno ha un'alimentazione prevalentemente vegetariana, ci vuole il sale per la buona salute. C'è una raccomandazione sull'alcol, che dice di stare attenti, di limitare, ma che comunque per la prevenzione del cancro è proprio meglio non bere le bevande alcoliche. C'è una raccomandazione sull'esposizione al sole, dicendo di limitare le esposizioni prolungate al sole. Fondamentalmente il rischio di melanoma c'è per le scottature solari. Dobbiamo evitare le scottature solari, dobbiamo evitare le scottature solari dei nostri bambini quando li portiamo al mare. L'esposizione prolungata al sole ma senza scottature non fa aumentare il rischio di questo tumore temibile che è il melanoma maligno. C'è una raccomandazione su rispettare le indicazioni protettive sui luoghi di lavoro. È molto importante che le persone, chiunque faccia qualunque lavoro, sia a conoscenza delle sostanze chimiche che ci sono nel suo ambiente di lavoro e se queste sostanze chimiche sono cancerogene o meno. C'è una raccomandazione sul radon. Il radon è un gas radioattivo che viene emesso dalle pietre da costruzione e anche dal cemento e che si può concentrare nelle nostre case, che è responsabile dei tumori del polmone. Si somma l'effetto del tabacco, ma anche nei non fumatori aumenta un po' il rischio di cancro del polmone. E si può misurare la concentrazione di radon nelle abitazioni. Quanto più teniamo chiuse bene le finestre ermeticamente per risparmiare sul riscaldamento, tanto meno è ventilato l'appartamento, tanto maggiore la concentrazione di radon. E c'è la raccomandazione per le donne di allattare al seno e di non usare le terapie ormonali sostitutive in menopausa, a meno che ci sia una forte ragione per usarle. Quando c'è bisogno di fare queste terapie, varrebbe la pena di farle utilizzando il progesterone naturale, perché negli studi non è associato ad un aumento di rischio di cancro della mammella, mentre i progestinici sintetici, che l'industria preferisce perché li può brevettare, quindi li può vendere cari, sono associati a un aumentato rischio di cancro della mammella. C'è una raccomandazione di vaccinare i bambini per l'epatite B, per la prevenzione dei tumori del fegato, e c'è anche la raccomandazione di vaccinare le bambine per il virus del papilloma umano. Qui bisogna però sapere che non è che basti fare la vaccinazione, perché la vaccinazione copre soltanto dai due virus principali, ma ce ne sono altri, un'altra dozzina, per cui copre soltanto per il 70%. Anche se si fa la vaccinazione bisogna lo stesso fare il pap test. E poi c'è anche una raccomandazione per la diagnosi precoce. E dice di partecipare ai programmi organizzati, cioè i programmi che hanno in sé un controllo di qualità per fare una cosa utile senza fare troppo danno, per i tumori dell'intestino, della mammella e del collo dell'utero, non per i tumori della prostata, non per i tumori del polmone, per cui non c'è alcuna raccomandazione di fare gli esami di screening. Ecco, queste sono le 12 raccomandazioni del codice europeo contro il cancro ed è bene che siano conosciute, che siano diffuse, che siano appese e che siano tradotte correttamente, senza dimenticarne delle parti per conflitti di interesse.